Ciao a tutti amici e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina. Oggi vediamo come preparare dei deliziosi bomboloni. Si tratta infatti di una sfera fritta e ripiena di deliziosa crema pasticcera, marmellata, cioccolata oppure panna montata e sormontato da zucchero. Lo sapevate che il Krapfen, tipico dolce austriaco, è letteralmente il padre di questo bombolone? Infatti la ricetta originaria risale circa nel 1600, quando nella regione della Stiria preparavano questa ciambellina ripiena di una marmellata di albicocche. Successivamente dal Veneto questa ricetta è arrivata in Emilia-Romagna e Toscana, dove ha assunto dei caratteri molto diversi rispetto alla ricetta originale. Infatti in Emilia-Romagna è stata riempita con tanta deliziosa crema pasticcera, in Toscana invece ha preso il nome da bombolo, che è un tipico nome toscano che significa una persona un pochino paffutella e cicciottella. Infatti, dalla forma di ciambella che aveva in Austria, divenne una sfera morbida e ben lievitata in Italia, che trovò letteralmente la sua consacrazione nell'estate al mare in Emilia-Romagna, dove si gustava principalmente vicino alle spiagge, come dolce estivo. Successivamente è diventato un dolce amato e apprezzato in tutta l'Italia e venne mangiato letteralmente in tutte le stagioni. Oggi vediamo come preparare la nostra versione. Per prima cosa ci occupiamo dell'impasto. Quindi in una ciotola capiente mettiamo 500 g di farina, 5 g di sale e diamo una mescolata con una marisa. Aggiungiamo 50 g di zucchero, i semi di vaniglia, 7 g di lievito secco e mescoliamo ancora un po'. Infine mettiamo la scorza di un'arancia e due limoni, due uova dal peso totale di 100 g, 100 ml di acqua e 100 ml di latte, questi ultimi due a temperatura ambiente, e con le mani impastiamo accuratamente gli ingredienti. Quando il nostro composto sarà quasi totalmente inglobato, lo trasferiamo sul piano da lavoro e iniziamo ad aggiungere poco alla volta 50 g di burro morbido, impastando continuamente seguendo questi movimenti. Nel primo spingiamo in avanti l'impasto e con l'altra mano lo riavvolgiamo su se stesso. Nel secondo giriamo e stendiamo l'impasto con un movimento rapido. Quando avremo aggiunto tutto il burro, lavoriamo l'impasto per 20 minuti, finché diventerà liscio e omogeneo. Nel terzo sbattiamo con coraggio l'impasto sul piano da lavoro e quando ricade lo giriamo. Nel quarto spingiamo l'impasto a destra e sinistra, ricreando il movimento dell'impastatrice. Guardate come si notano bene i semi di vaniglia! Trasferiamo in una ciotola oleata, passiamo l'impasto nell'olio da entrambe le parti e lo mettiamo a lievitare ad una temperatura di 28 gradi per circa un'ora e mezza o fino al raddoppio, coperto con pellicola trasparente. Guardate un po' che bello che è il nostro impasto! Ora lo trasferiamo sul piano da lavoro, creiamo una sorta di rettangolo, spolverizziamo con della farina e lo stendiamo bene con un mattarello infarinato per evitare che si attacchi. Successivamente procediamo con le pieghe. Prendiamo la parte sinistra e la portiamo verso il centro. Con la destra chiudiamo e stendiamo un po'. Infine, con tre movimenti, richiudiamo l'impasto. Scopriamo eventuali bolle d'aria in superficie, copriamo con pellicola trasparente e lasciamo a riposare in frigo tutta la notte. Il giorno seguente spolverizziamo l'impasto di farina e lo pesiamo. Il nostro è di 900 grammi. Con l'aiuto di un tarocco misuriamo tutti i pezzi affinché siano tutti uguali. Noi abbiamo deciso 90 grammi per pezzo, ma potete scegliere il peso che volete. Prendiamo una pallina, con le mani le diamo una forma più circolare, la pizzichiamo sotto perché non deve essere molto aperta, la pirliamo e voilà! Infine trasferiamo le palline in una teglia con carta da forno. Noi consigliamo 5 palline per teglia, così avranno lo spazio necessario per lievitare. Copriamo con pellicola e le mettiamo a lievitare sempre a 28 gradi per 10 minuti. Dopo ci infariniamo le mani e schiacciamo leggermente le palline per renderle più piatte. E le lasciamo a lievitare per 30 minuti. Poi mettiamo a scaldare un litro di olio per friggere e lo portiamo ad una temperatura di 165-170 gradi. A questo punto possiamo finalmente friggere, quindi adagiamo lentamente le palline nell'olio e le friggiamo per 30 secondi per parte, girandole 4 volte.
quindi la cottura finale dovrà essere di 2 minuti. Consigliamo di metterne una o due alla volta, così da non rischiare di abbassare troppo la temperatura dell'olio. Quando saranno belle dorate, le tiriamo via dall'olio, sgoccioliamo per qualche secondo nella carta, poi le passiamo velocemente nello zucchero, al quale abbiamo aggiunto dei semi di vaniglia. Adesso siamo arrivati al momento dell'assemblaggio, quindi prendiamo una punta da sac à poche per fare i buchi nei bomboloni. Dobbiamo fare una specie di cerchio in mezzo, così la crema avrà il posto necessario per estendersi. Prendiamo una sac à poche piena di crema, chi volesse vedere il nostro video trova il link in descrizione. Avremo bisogno di ben 700 g di crema e riempiamo i bomboloni finché non uscirà un pezzetto di crema. Guardate come sono venuti bene i nostri bomboloni, ragazzi! Guardate quanta meravigliosa crema c'è all'interno! Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso gustiamo queste meraviglie di bomboloni. Ma adesso lo devo addentare insieme a voi. Cosa posso dirvi? Sono davvero spettacolari! Sono i più buoni bomboloni che ho mai mangiato in tutta la mia vita. L'impasto è qualcosa di speciale perché è cotto benissimo ed è talmente soffice che sembra proprio di mangiare una nuvola. E dopo, cari amici, c'è la crema. Cosa posso dire? È piena, corposa, vellutata, è un profumo delizioso di vaniglia. Tutti insieme è qualcosa di unico e irripetibile. Insomma ragazzi, sono davvero pazzeschi, assolutamente da provare! Ok amici, il nostro video finisce qui e cosa posso dirvi? Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo che sia e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao amici e mi raccomando, attivate la campanella per ricevere le nostre notifiche!